Salve a tutti cari lettori, io sono Olga e vi do il benvenuto al 29esimo episodio della nuova edizione di podcast in una versione completamente rinnovata, già a partire dal titolo. Perché ho scelto di chiamare questo podcast Libri in Viaggio? La risposta è semplice. Chi mi segue su YouTube o tramite diversi canali social sa che amo definirmi una lettrice in viaggio. Porto sempre dei libri con me, ne acquisto altri se mi trovo in città diverse, viaggio attraverso i libri anche se sono a casa. Insomma, loro accompagnano me durante i viaggi, ma io viaggio grazie a loro. Ogni mese troverete un nuovo podcast, ascoltabile gratuitamente sulle principali piattaforme, dedicato all'approfondimento di qualche personaggio storico o tema d'attualità. Se i miei contenuti vi piacciono e volete poter accedere a podcast esclusivi, vi basta semplicemente sottoscrivere un abbonamento di 5 euro al mese, attivabile su Spotify, e ogni mercoledì riceverete un nuovo podcast con una newsletter di accompagnamento. Trovate tutti i riferimenti nella descrizione e ovviamente si accettano suggerimenti. In base ai dati raccolti nel Report Digital 2021, la popolazione italiana di età compresa tra i 16 e i 64 anni trascorre in media quasi 2 ore al giorno sui social. Eppure spesso ci lamentiamo che il nostro tempo è poco. Ma è davvero così? Scopriamolo insieme. L'argomento di cui parleremo è una mia parziale rielaborazione di un articolo scritto da Andrea Porta per la rivista mensile Erone, che trovate in edicola e che ritornerà spesso durante i nostri appuntamenti. Ovviamente potrete accedere a questo e ad altri podcast anche dal mio sito web www.unalettriceinviaggio.com. Partiamo subito! Parte 1. Organizzatori o confusionari? Sei lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo. È sentimento comune pensare di non avere mai abbastanza tempo per dedicarsi ai propri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici, o semplicemente per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi? Oppure basterebbe solo sapersi organizzare? Come sottolineano gli studiosi, sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che poi vengono inghiottite da una quotidianità imperante. Eppure, essendo partiti con i migliori propositi, alla fine arriviamo tutti distrutti a fine giornata e rinunciamo proprio a ciò che potrebbe renderci più felici, ossia prenderci del tempo per noi stessi. È innegabile che possedere una certa dose di organizzazione ci aiuta a vivere serenamente le incombenze quotidiane. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, mentre chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è in realtà un finto ottimista, che non ha una reale percezione del tempo e che quindi molto spesso si riduce all'ultimo minuto per finire tutto ciò che ha da fare. Parte 2. Una società basata sul tempo. Allo stesso tempo, la percezione di non avere tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra ma non trovo tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi? Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo per fare quello che non vogliamo fare. E quindi, per gli psicologi, il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e a organizzarci al meglio. Ma purtroppo la società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Barkman, giornalista e autore del libro «Come fare per avere più tempo?», fa un confronto con le comunità contadine medievali, ricordando come la vita al tempo scorresse secondo i ritmi naturali, senza la pressione del dover tagliare il traguardo a tutti i costi. Oggi per noi il tempo è prescrittivo e infatti, a ben vedere, se guardiamo alle settimane che passiamo o agli anni trascorsi, sicuramente ci verrà in mente un calendario dove abbiamo appuntato tutte le nostre attività, minuziosamente scandagliate. Ovviamente, se a guidare le nostre giornate è il tempo e non l'attività o la cura che mettiamo nelle cose,
allora lo stress è inevitabile, anche in virtù delle troppe opzioni con cui riempiamo i nostri secondi, forse spaventati di rimanere per troppo tempo da soli. Parte 3. 5 consigli per avere più tempo. Ecco quindi 5 consigli per gestire al meglio il nostro tempo. 1. Non sprechiamolo. La vita, si sa, non è infinita e dunque riduciamo quelle abitudini inutili che solo apparentemente ci fanno star bene, ma che in realtà monopolizzano la nostra attenzione, occupano eccessivamente il nostro tempo, generando stress piuttosto che piacere. Ad esempio i social media, che ci fanno credere che ci importi di cose che in realtà sono perfettamente inutili, dalla nuova borsa da comprare, al nuovo profilo social da seguire o al viaggio che vorremmo fare. Soprattutto, se dobbiamo concentrarci, non facciamoci problemi a non rispondere al telefono o ai messaggi. Secondo un'indagine, impieghiamo infatti dai 15 ai 25 secondi per riprendere la concentrazione in seguito alla lettura di un'email. Considerate quindi quanti messaggi riceviamo nel corso di una giornata e fatevi due conti. Vedrete che effettivamente si perde davvero tanto tempo. Numero 2. Non esageriamo con le cose da fare e stabiliamo delle priorità. Organizzare il nostro tempo è importante, tuttavia fare delle liste di impegni e attività da portare a termine non è sempre una buona idea, perché può farci credere di avere tutto sotto controllo e non ci prepara all'imprevisto. Paradossalmente, imporsi degli schemi troppo rigidi può produrre un effetto sgradito anche nei confronti di quelle attività che in realtà riteniamo piacevoli e quindi gli studiosi suggeriscono di fare due elenchi. Uno aperto, dove poter scrivere le cose in sospeso e che giustamente sarà infinito, e uno chiuso, in cui dovranno andare al massimo 10 voci, che saranno le voci operative. La regola prevede che non si può aggiungere una nuova attività finché non si è completata un'altra. Usare due liste, dunque, ci permette di distinguere tra le attività urgenti e quelle che possono stare in lista d'attesa, a cui magari associare anche una scala di priorità. Una volta stilata questa graduatoria, inizieremo dunque a seguire solo e soltanto l'attività più importante. Numero 3. Evitiamo il multitasking. In un podcast precedente, dove vi ho raccontato delle differenze tra il cervello maschile e quello femminile, vi avevo accennato al fatto che le donne, scientificamente, possono effettivamente fare più cose contemporaneamente, diversamente dagli uomini. In fin dei conti, noi crediamo che per fare tutto ciò che ci siamo prefissi sia bene imparare a svolgere più attività insieme, ma in realtà non è affatto così. Un conto effettivamente è l'importanza che il multitasking può avere nella gestione della vita quotidiana, ma allo stesso tempo chi gestisce bene il proprio tempo in realtà odia il multitasking. Un consiglio molto pratico? Non consultiamo le mail appena arrivate fino a quando non abbiamo concluso il documento che stiamo scrivendo, perché come abbiamo visto, per recuperare la concentrazione ci serviranno dai 15 ai 25 secondi e dilatando questi numeri per un'intera giornata ci rendiamo conto che impieghiamo molto più tempo nel recuperare la concentrazione piuttosto che nel finire il nostro compito. Numero 4. Impariamo a delegare. Non c'è oggettivamente il tempo di fare tutto, quindi qualche attività o un compito dovrà essere per forza posticipato, eliminato oppure delegato agli altri. In particolar modo, per ogni azione che vorremmo fare, dobbiamo porci due domande fondamentali. Questa attività è urgente? Questa attività è importante? In base alle risposte, avremo delle attività più o meno urgenti che potremo quindi delegare. Ma sicuramente vi chiederete: va bene delegare, ma se io non ho nessuno a cui poter delegare? Beh, in quel caso, a maggior ragione, vi consiglio di affinare la tecnica delle priorità, proprio da non lasciarvi soffocare. Numero 5. Accettiamo i fallimenti.
Non dobbiamo essere ossessivi nel rispettare tutte le attività, ma dobbiamo essere coscienti che non possiamo fare tutto né tantomeno potremmo farcela, perché a volte possono semplicemente sorgere degli imprevisti che sconvolgono tutti i nostri piani. Burkman, infatti, ci consiglia di considerare il cosiddetto fallimento strategico. In cosa consiste? Il grande beneficio di questa tecnica sta nel fatto di riuscire in qualche modo a capire che ci sono delle aree dove noi effettivamente non raggiungeremo mai l'eccellenza, o per motivi di tempo, o semplicemente per abilità personali. Sapere che la perfezione non esiste ci permette di concentrare il tempo e l'energia in modo molto più efficace, cercando comunque di farci fare al meglio ciò che possiamo fare. Inoltre, un fallimento programmato non ci farà sentire troppo delusi. In questo modo potremo quindi rilassarci, rigenerarci, tutto sommato darci una pacca sulla spalla e farci i complimenti e pronti a ripartire per una nuova avventura. Siamo giunti alla conclusione di questo podcast, sperando che sia stato di vostro gradimento e che vi abbia fatto conoscere qualcosa che non sapevate. La domanda che vi pongo è: siete organizzati e gestite sufficientemente bene il vostro tempo o vi lasciate sopraffare dalle attività? Trovate un sondaggino su Spotify oppure vi aspetto nella sezione commenti. Per approfondire, questa volta non vi consiglio dei libri, ma i due podcast che ho realizzato un po' di tempo fa, dedicati uno ai benefici dello stress, e lo so, vi potrà sembrare strano, ma in quel podcast scoprirete che nonostante tutto lo stress ci può far bene, e l'altro dedicato alla puntualità, ovvero se essere puntuali al giorno d'oggi, in una società dettata appunto dal tempo, sia un pregio o un difetto. E insomma, lo stress, la puntualità e la gestione del tempo sono tre aspetti connessi fra di loro. Vi lascio di seguito i link di riferimento. Noi ci vediamo prossimamente e, come dico sempre sul mio canale, ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!